L'Abruzzo si dota di una convenzione per fronteggiare gli incendi boschivi, con la quale ai Vigili del Fuoco compete il comando delle operazioni di antincendio boschivo, mentre il coordinamento degli interventi a terra ed in aria è affidato ad un funzionario dei Vigili del Fuoco, che svolgerà le funzioni di direttore delle operazioni di spegnimento, o da una figura diversa, appositamente individuata dalla Regione Abruzzo. Il personale dei Vigili del Fuoco, attraverso la propria sala operativa, assicura alla sala operativa unificata permanente della Regione Abruzzo il coordinamento degli interventi di spegnimento e la direzione sul posto, avvalendosi del proprio personale e del volontariato se necessario. Per quanto riguarda il ruolo dei carabinieri forestali, è un ruolo che lo vede impegnato per quanto riguarda il controllo e la prevenzione agli incendi. E quindi è un lavoro principalmente preventivo di controllo del territorio, ma allo stesso tempo poi si entra, diciamo, con tutta l'organizzazione arma, oltre che la specialità forestale per quanto riguarda la parte repressiva, cioè cercare di trovare l'autore dei reati. Naturalmente poi c'è nel ruolo di prevenzione, è previsto pure far sì che di educare il cittadino a rispetto di quelle regole basilari, semplici, tenere in particolare puliti, ripulire tutti quei fondi, gli appezzamenti che purtroppo con l'abbandono del territorio sono stati abbandonati, in particolare in quelle zone dove è più probabile che avvengano questi incendi. Dal 1 luglio al 15 settembre le regole sono un po' più rigide rispetto al resto dell'anno.